Andrea Scanzi, uno dei migliori giornalisti italiani, scrive sul Fatto Quotidiano. Il fatto è che c'è una bellissima pubblicità relativa ad Andrea Scanzi. Pure dice, chiedilo ad Andrea Scanzi. Sentiamo la pubblicità. Bellissimo, bravo. Io ti apprezzo molto. Sentiamo. Chiedilo a Scanzi, dal 17 ottobre sarò ogni martedì su TV Loft con un nuovo programma per rispondere a tutte le vostre domande, politica, attualità, musica, cinema, televisione, giornalismo, privato, tutto. Basta inviarmi le domande alla mail chiedilo a Scanzi, @gmail.com oppure scrivere le domande sui miei profili social. Vi aspetto. Avete sentito che bello? Avete sentito che bello? Bravo Andrea Scanzi, bravissimo, bravissimo. Io però propongo qualcosa di meglio. Propongo, scrivilo a Serafino Massoni, c'è questo qua. Eccolo qua Serafino Massoni, guarda. Serafino Massoni, caro Andrea Scanzi, potrebbe essere il tuo papà. Tuo papà potrebbe, io potrei essere il tuo papà, Andrea Scanzi, perché sono nato nel febbraio del 1940, quindi ho 83 anni e mezzo e vado verso gli 84 anni. Sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. Sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici. E guarda un po' quanti libri ho scritto, Andrea Scanzi. Ah, tra poco, tra pochi giorni, nelle librerie ci sarà un mio nuovo libro, un romanzo intitolato Il Tribuno Egizio, dedicato alla seconda guerra punica, perché io continuo a produrre, anche se ho 83 anni e mezzo. Allora, tu hai detto, chiedete a me, fate a me, chiedilo ad Andrea Scanzi, chiedilo se vuoi sapere qualcosa. Rivolgiti ad Andrea Scanzi. Io dico, chi vuole sapere qualcosa si rivolga a Serafino Massoni. Qua ci sono tutti i dati, eh. Qua ci sono tutti i dati, qua c'è la mia email, c'è il numero di telefono. Andrea Scanzi, sto su YouTube, su Dailymotion, su Instagram, su Facebook e su Twitter. Pensa, Andrea Scanzi, che su YouTube c'ho circa 15.000 iscritti, oltre 12.000 video e circa 10 milioni di visualizzazioni. Io posso rispondere a tutte le domande, di qualsiasi genere, perché ripeto, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici e poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici e ho scritto un'infinità di opere, Andrea Scanzi, capito? Tu hai fatto bene a fare questa pubblicità su questo tuo programma, chiedilo a Scanzi. Ma io invece dico, chiedilo a Serafino Massoni, perché ormai è dal 2007 che sto sul web e sono tanti che si rivolgono a me per sapere le cose, per sapere le cose. Io le cose le conosco bene, Andrea Scanzi, perché ripeto, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici e poi preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici. Guarda quante opere che ho scritto, Andrea Scanzi. Bene, va bene, Andrea Scanzi, vedremo se riceverai più domande tu o se ne riceverò di più io. Finora ne ho ricevute tantissime. Quanti video che ho dedicato a persone che mi facevano delle domande. Ti ripeto, sul mio canale YouTube ci sono oltre 12.000 video, c'è una discoteca, io c'ho una videoteca che neanche la Rai TV ce l'ha. Ok, Andrea Scanzi, a te Andrea Scanzi, a Marco Travaglio e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.